Buonasera persone all'ascolto, si è conclusa anche la prima partita del gruppo B, la Danimarca batte la Finlandia 1-0, decide una rete di Pernille Harder, l'attaccante del Chelsea, ex Wolfsburg, che al 72esimo fa crollare il muro eretto dalla formazione finlandese e grazie a un colpo di testa in rete sul secondo palo, sul primo palo, dopo che sul palo lungo era andata a colpire di testa Holmgård colpendo la traversa su un traversone da destra. Sino a quel momento la Finlandia si era difesa bene, per quanto in contropiede avesse prodotto veramente poco. Nel finale avrà due occasioni, ma alla fine la difesa finlandese riuscirà a sbrogliare e portare a casa 3 punti che la tengono estremamente in corsa. In questo girone la Finlandia veramente a un passo dall'eliminazione. Si è giocato all'MK Stadium di Milton Keynes, passiamo alle formazioni 3-4-3 per Lars Sondegaard della sua Danimarca, Christensen tra i pali, Svejke, Balizager, Pedersen, Veje in difesa, Thomsen, Pedersen, Trostgaard e Andersen a centrocampo, Harder, Brun, Nadim in attacco. Le sostituzioni al 56esimo, Bredgaard ha rimpiazzato Nadim e Svava Andersen, per quanto riguarda poi gli altri cambi, al 64esimo Onegord ha rilevato Trostgaard e Larsen ha rilevato Brun. L'ultimo cambio è arrivato all'82esimo con Boye Sørensen che ha rimpiazzato Pernille Harder, vittima di una testata con una avversaria, ma alla fine, a parte un po' di ghiaccio sulla guancia destra, non ha riportato altri danni. 4-4-2 invece per Arina Sigurdsson, la sua Finlandia, Korpela tra i pali, Pikku-Jansa, Quicco, Westerlund e Koivisto in difesa, Öhling, Summanen, Alanen, Sainio a centrocampo, Francis Sörström in attacco. I cambi per la Finlandia sono arrivati un po' tardivi, forse al 77esimo Atinen ha rimpiazzato Sahlström, al 90esimo Danielsson ha rimpiazzato Westerlund, per quello che ha prodotto Danielsson doveva certamente entrare prima. Le occasioni: al secondo ci prova subito Quick dalla distanza e la pallone finisce alto. Al nono ci prova Nadim in area di rigore, il suo sinistro giro va centrale, para facilmente Korpela. Al decimo Andersen mette da destra in area, Nadim non colpisce benissimo, Korpela respinge, però la difesa si rifugia in angolo. C'è un piccolo infortunio al naso per Balizager Pedersen nei minuti successivi, ma riesce a risolverlo senza particolari grattacapi. Al 19esimo Summanen propone il destro da fuori area, la palla termina sul fondo alla destra di Christensen, che comunque controllava senza alcuna difficoltà. Al 27esimo ci prova Brun e la sua conclusione va alta. Al 36esimo, in caduta, Veje dalla lunetta colpisce con il sinistro, Korpela blocca. Per quanto riguarda le altre occasioni, al 39esimo Koivisto prova a piazzare il sinistro su appoggio da destra, il pallone esce però sul fondo. Poi Korpela esce. Dopo un affondo di Andersen a sinistra, riesce a mettere il pallone in calcio d'angolo sui quali sviluppi. La stessa Korpela respinge di pugno e poi Veje dal limite dell'area di rigore propone il sinistro che va alto sul fondo. 2 minuti di recupero sanciscono la fine del primo tempo, un primo tempo abbastanza divertente. La ripresa è altrettanto divertente, ma le occasioni effettivamente tendono a stentare. La Danimarca, per far saltare il banco finlandese, riesce a invertire anche gli esterni, cerca dinamismo contro la solidità appunto delle finlandesi, che reggono forse anche meglio nel secondo tempo rispetto a quanto non abbiano fatto nel primo, però poi alla fine, come abbiamo visto, capitoleranno. Le occasioni prima del gol sono veramente poche. Al 60esimo c'è un destro centrale dalla tre quarti di Öhling, pallone che viene parato facilmente da Christensen. Al 61esimo ci prova Svava che serve indietro per Pedersen, che però manca completamente la misura del bersaglio. Al 65esimo c'è un cross da destra di Svejke sul secondo palo, Larsen colpisce di testa, ma l'assist viene fatto effettivamente in fuorigioco, quindi sarebbe stato annullato l'eventuale gol. Al 72esimo c'è l'1-0 appunto della Danimarca, che nasce appunto da un'azione prolungata. Nel finale l'unica altra azione prodotta è un tiro al 93esimo di Danielsson dal limite dell'area di rigore, la palla va verso l'incrocio, Christensen si butta alla sua sinistra e alza il pallone in calcio d'angolo con la mano di richiamo. Pertanto, dunque, l'unica vera occasione finlandese della partita la produce Danielsson, che entra al 90esimo e quindi ovviamente andava fatto entrare almeno un quarto d'ora prima. Gran parata di Christensen, che dimostra che comunque portiere nel calcio femminile c'è un motivo se li ha messi, insomma, visto che questo ruolo viene spesso criticato a casaccio. Dunque, poco da dire, la Danimarca vince 1-0, faticando un pochettino a trovare la via del gol. Belle le combinazioni offensive, ma la Finlandia se l'è giocata molto bene, come per l'Austria, però di tiri ne sono arrivati veramente pochi e purtroppo il problema è quello. Due belle partite, anche l'Austria contro l'Inghilterra ha giocato allo stesso modo, ci è piaciuta per come l'abbiamo vista. Purtroppo
purtroppo le partite vince chi tira e segna. E se non tiri, sicuramente le occasioni per segnare diventano anche minori. Certo, se poi chi tira effettivamente entra quando ormai non c'è più nulla da fare, beh, allora qui in questo caso Anna Signeul avrà un paio di pensieri da fare. La Finlandia non è del tutto eliminata per ora, però è chiaro che questa sconfitta mette seriamente a rischio il posto delle finlandesi in questo girone, che resta ancora abbastanza aperto, e tra l'altro proporrà a questo punto uno Spagna-Danimarca che varrà la pena seguire all'ultima giornata per la Finlandia, il match d'onore, cercare di strappare almeno un pareggio alle tedesche che sono arrivate per ora a questo europeo senza particolare pompa magna, abbastanza sottovalutate per il reale potenziale che hanno, però forse questo aiuta più le tedesche, che possono giocare la mente leggermente più libera. Dopo essere state per anni le favoritissime, questa volta vengono viste un pochino più arretrate, allora potranno sicuramente sprigionare tutta la loro potenza e vedremo se lo faranno già nella partita di stasera. Danimarca batte Finlandia 1-0, decide Harder al 72esimo, la partita sta arbitrata da Juliana Dimitrescu, l'arbitro romeno. Per quanto riguarda appunto questa partita, il commento finisce qui, ci sentiamo più tardi ovviamente per il big match delle ore 21, Germania contro Spagna.